L'appuntamento del martedì mattina all'interno del Fits in the Morning. Con noi abbiamo il piacere di ospitare come sempre il Risveglio Muscolare, la nostra rubrica dedicata alla nostra fisicità, al nostro benessere. Con noi Pierluigi De Pascalis, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ben ritrovati, ovviamente il piacere è più che reciproco. Allora Pier, insieme a te dieta mediterranea oggi. Sì, oggi parliamo della dieta mediterranea perché, come probabilmente è tipico anche dei popoli mediterranei, per riagganciarci alla denominazione, noi siamo sempre attratti e siamo sempre alla ricerca di qualcosa di diverso, qualcosa che abbia insomma una denominazione anche più attraente, piuttosto che della dieta della mediterranea. Per esempio, qualche anno fa andava di moda la dieta Beverly Hills, e io sto seguendo la dieta Beverly Hills, insomma ci dava un tono un po' diverso, come quel famoso film in cui Alberto Sordi insomma voleva americaneggiare il suo palato. Poi abbiamo visto però come è andata a finire il film, lo conosciamo tutti. Relativamente alla dieta mediterranea, cosa diciamo? Noi abbiamo una grande ricchezza che è data proprio da questo tipo di alimentazione, cioè nonostante siamo sempre alla ricerca di qualcosa di diverso, perché ci appare ormai datata come esperienza alimentare. Il fatto che sia datata non significa che non sia più idonea, anzi semmai proprio il fatto che continua ad essere da parte della scienza della nutrizione in qualche modo ritirata sempre in ballo e sempre in maniera importante, significa che evidentemente qualche valore ce l'ha davvero. Se le parole ovviamente che io spendo non in sua difesa, anzi in suo elogio, non sono sufficienti e non devono mai esserlo, allora c'è sempre la ricerca scientifica dietro ogni nostra affermazione, che anche in questo caso ci fa vedere quali sono i vantaggi. Uno studio recente, se mai ce ne fosse bisogno di continuare a farne, ma comunque ben vengano, uno studio recente segnala come la dieta mediterranea, quindi l'utilizzo prevalentemente anche dell'olio d'oliva, dei legumi, del pesce, perché no, anche di un po' di vino rosso, riduca di ben il 30% tutti quanti i rischi di natura cardiocircolatoria e in particolar modo relativamente all'ictus. Quindi un campione di persone che è stato sottoposto a vari regimi dietetici, varie opzioni alimentari, in chi seguiva la dieta mediterranea è stato riscontrato una diminuzione del fattore di rischio di misura abbastanza importante. Insomma, parliamo del 30%, significa qualcosa di veramente importante. È stato ripreso l'articolo sul New England Journal of Medicine, ma anche sul New York Times, insomma ne ha parlato tutta quanta la stampa. Noi che abbiamo la dieta mediterranea a portata di mano spesso ci facciamo attrarre da altro e andiamo contro o verso, anzi, regimi alimentari che, sebbene nella denominazione siano più affascinanti, spesso ci espongono ad un rischio piuttosto che ridurlo. Grazie Piero ovviamente per questa puntata sulla dieta mediterranea. Noi ci sentiamo martedì prossimo, un abbraccio. Un abbraccio, alla prossima.